Ragazzi, ero partito con questa strategia nell'Alfa Tauri ovviamente e hanno segnato, quindi nella nostra mandragata sarebbe stato un void, minuto 20, e sono rientrato perché qualcuno suggerisce di portarla avanti. Ma io ho sempre avuto i miei dubbi, quindi boh, faccio questo esperimento, non vi dico di seguirlo, ma lo vediamo insieme, vediamo quello che succede. E sconsiglio questo principalmente per un motivo semplice, perché nel caso appunto di una netta favorita andiamo a vedere un attimo che favorita aveva, che quota aveva il match odds del Getafe. Allora, adesso è 1,50, quindi prima stava 2,50, quindi non c'era una netta favorita, vedete? E è una squadra che è una partita che rientra nei nostri paletti come seconda fascia, però secondo me una volta esaurito il gol in pratica, cioè l'avevamo inserita perché aveva un Alfa Time a 7,80, un Alfa Time a 2,50 con un final time a 7,80, quindi era un buon rapporto che, ribadisco, secondo me termina quando segnano il gol, perché non c'è più questa. È vero che riparte ovviamente al valore ipotetico della potenzialità, cioè dei restanti minuti di gol, dei minuti di gioco. Però onestamente, dato che nell'Alpha Time manca poco tempo, quindi in quel caso mancavano 25 minuti, e il final time sconta un po' questo discorso, cioè l'1-0 che porti fino al 45esimo, non so fino a che punto potrebbe essere fruttifero. Ho voluto proprio fare il video giusto per approfondimento, giusto per studiarlo insieme, giusto per andare a vedere una situazione che non conosciamo, quindi è giusto anche renderci conto di che tipo di situazione abbiamo sotto mano. Vedete, il livello rimane stabile. Io secondo me questo ce lo ritroviamo al 45esimo, più o meno la stessa proporzione. Boh, andiamo a vederlo. Adesso sono 13 contro 26. Anche fossero 15 contro 26, cioè una decina di euro che in proporzione non sono neanche pochi. La riapertura ipotetica era, come dicevamo, da 7,80 fino a 2,50 come quota che ci aspettavamo nel 45esimo in caso di 0-0. E 7,80 diviso 2,50 porta 3. 3,10, 3,10 più o meno, 3,12, no? E quindi boh, vediamo se rapporto, se la quotazione che andrà a prendere manca ancora un quarto d'ora, e secondo me scende ancora un po', qui devi scendere da 1,35, quindi 1,35, 4,60, sono 35, sarà anche questo nei paraggi di 3, 3 qualcosa, quindi non credo che possa essere fruttifero questo tipo di operazione. Al gol dovrebbe scontare più o meno tutto, almeno per quel tipo di gara che avevamo prima, in cui il final time era piuttosto basso, e in proporzione a quel final time era alto
Alfa Timer, che come dicevamo avevamo 780 con 2,50 e quindi una quadra di apertura 3,10, 3,12. Mancavo un quarto d'ora. Vediamo fra un po'. Ovviamente se segnano sarà void anche in questo caso. Vediamo dopo. Siamo ancora in passività, 20 secondi 24, c'è un buon recupero. Ecco, 24, tocca 29, più o meno si sono pareggiate. Però ovviamente ancora non c'è almeno non viene evidenziato, un grosso vantaggio nel rifare l'operazione. Adesso vediamo come va a finire. Oh, il Financial Times in pratica si è praticamente fermato e ovviamente l'Alpha Times sta scendendo. Siamo al 38esimo. E staziona ancora tra 4,40 e 4,50 l'under 1,5 ovviamente, e quindi il risultato 1-0, mentre ovviamente sta scendendo l'under 1,5. Vediamo questi 6 minuti che succede. Sembra aver sorpassato, ma onestamente sono 2 euro, so che dire. Adesso attendiamo alla fine. È vero che è rimasto, ci siamo trovati perché è rimasto praticamente immobile il Final Time, vedete, 50 contro 45, qui sopra abbiamo altri 7 punti da togliere. Vediamo se sotto non scende. Oh, se rimane a 4, ecco, a 4 più o meno, è ancora discreta come quotazione, però non sarà certo un bagno di allegria, un bagno di sangue al contrario. Noi vediamo alla fine. Ed eccoci alla fine del primo tempo. 62 vinti sopra e 62 persi sotto, quindi è esattamente, aveva avuto l'abbattimento già al primo gol, quindi boh, ragazzi, qualcuno ci ha provato, riprovato, ma io presumo che anche in altre situazioni sia similare, proveremo altre volte a verificare questa varianza, questa situazione, ma da quel che deduco io ci troviamo sempre nella stessa identica situazione. Vabbè, grazie, ciao ragazzi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui in basso all'interno del logo e sarete automaticamente aggiornati qualora nel canale stesso vengano aggiunti nuovi contenuti. Grazie.